Cari seguaci e amici Peaceman, ben ritrovati su Araxan Channel. Dovevamo aspettarcelo. Quattro capitoli di seguito sono il massimo del nostro Eiichiro Sensei. E così, la prossima settimana ci sarà la pausa. Ma direi che se l'è meritata, no? Erano 2 anni che non avevamo questa fortuna. Grazie, Oda! Ma prima vi ricordo che per aiutare il canale e anche voi stessi dovete iscrivervi al canale. Se non lo farete, Kaido in persona verrà a mazzolarvi. Quindi, per non essere mazzolati da Kaido, è molto semplice. Cliccate su iscriviti. Ringrazio tutti gli iscritti. Grazie a voi il canale sta crescendo. Ne approfitto per ricordarvi che mercoledì sera, il 15 settembre, salvo imprevisti, ci sarà una live un po' particolare intitolata Si può odiare One Piece? Durante la live, insieme agli ospiti, cercheremo di rispondere a questa curiosa domanda. Ah, dimenticavo. Ovviamente Kaido viene a mazzolarvi anche se non mi seguite su Instagram. Quindi, per non essere mazzolati da Kaido, sapete cosa fare? Non fatelo indiavolare! Vuoi ricevere l'ultimo volume del tuo fumetto, manga, comics preferito direttamente a casa? La Tana del Nerd è anche online. Tana del Nerd, per il nerd che non deve chiedere mai. Giacomo Ferrucci, fumettista per passione, ti aspetta! E ora parlerò brevemente delle cover. Qui si conclude il trittico di cui ho parlato nei precedenti video. Il trittico è dedicato ai personaggi di One Piece più apprezzati dal mega sondaggio mondiale. Ne ho parlato nella precedente videoanalisi e riguardo la top 100 trovate un video sul canale. Ma non è l'unica cover, c'è anche una cover dedicata ad Usopp. Non l'avessi disegnata mi sarei potuto immaginare una scena analoga verso la fine del manga, visto che sappiamo che Usopp racconta tante frottole che poi diventano realtà. Perché le profezie di un dio non sbagliano mai, Enel insegna e Usopp applica. Per la cover è tutto, linea allo studio! Ma sì, scherzavo, parliamo subitissimo del capitolo! Il 1025 si intitola Draghi Gemelli, ovviamente riguarda Kaido e Momonosuke. Come potete vedere in questa immagine, non riguarda solo Kaido e Momonosuke, ma è l'ennesima strizzata d'occhio del nostro Eiichiro Sensei al suo Giappone. Il titolo del capitolo, infatti, prende il nome da un dipinto di Junsaku Koizumi, situato sul soffitto del tempio di Keininji, dipinto che potete appunto vedere in questa immagine. Come? Basta con Stefandoni, eh? Guardate questa immagine. Lo so, è nella tavola finale. Questa è una versione fan art colorata, ma questa immagine non vi ricorda il quadro Draghi Gemelli? Coincidenza? Io non credo. Quindi, come dicevo, Oda strizza ancora una volta l'occhio al suo paese, aprendo le porte del Giappone al mondo. Il capitolo precedente si chiudeva con un bellissimo clash padre-figlia e si riapre sull'unico vero protagonista di questo manga, Monkey D. Luffy, per poi tornare su Yamato e Kaido. Qui, attraverso l'attacco di Yamato, che in giapponese è Kagamiyama, tradotto letteralmente nell'edizione dei Lupi Team Deluxe, che trovate linkata qui sotto, Montagna Specchio, Oda strizza nuovamente l'occhio al Giappone. Questa montagna esiste realmente nella prefettura di Saga. Secondo la tradizione, il nome proviene da uno specchio collocato dall'imperatrice Jingu sulla sommità della montagna. Ma questa piccola chicca su Jingu non è l'unica strizzata d'occhio. Infatti, secondo una leggenda sempre nipponica, la montagna specchio è il luogo in cui l'eroina giapponese Matsura Sayo-Hime salutava suo marito in partenza per la guerra. Incredibile. Potrei dire che, con la saga di Wano, come i Mugiwara apriranno le porte di Wano al mondo di One Piece, Oda sta aprendo le porte del Giappone al mondo intero. Mai come in questa saga sono andato a cercare informazioni e ho scoperto piccole chicche legate al paese del Sollevante.
Grazie Oda, grazie di cuore. Viene marcato ulteriormente il concetto di tradimento. Kaido pare ossessionato dal tradimento. Spero di scoprirne il motivo nel suo flashback. Inoltre, viene ufficializzata la razza a cui appartiene Kaido, ovvero è un Oni, un demone. Il buon Imura di Timeskip Anime Manga e Nerdiamoci Su lo diceva di Yamato solamente, e questo non appena la vide. E ovviamente ne parlavano anche i massimi esperti durante le live e alcuni loro video su Kaido. Viene ufficializzata così una nuova razza. Il tempo passa, dicono che One Piece finirà tra 5 anni, eppure ogni capitolo con queste piccole cose, la mia frase iconica diventa sempre più vera. In One Piece sono sempre più le domande che le risposte. Non si può non pensare a ODR, a Ozu Junior, alla frase di Marco riguardo il nome dell'isola gettata lì un po' ambigua, e a questo punto sì, alla forma teschio cornuto dell'isola stessa. Avremmo mai veramente delle risposte a riguardo? Lo scopriremo solo vivendo, come diceva Lucio Battisti che dall'aldilà segue tutti i miei video. Il capitolo scorre abbastanza velocemente, condito tra le mazzate padre-figlia e le gag di Momonosuke Drago Fifone. Una cosa è certa, quando l'alba sorgerà, solo un drago resterà e quello Momonosuke sarà. Siamo quasi arrivati alla fine, quindi saluti. Saluto il circolo del leoncino, tutti voi che siete arrivati fin qui. Approfitto del video per fare gli auguri di buon compleanno a Strike, che l'11 settembre di quest'anno ne ha conclusi 37. La classe 84 è la migliore, non c'è che dire. Se siete arrivati fin qui, volevo lanciare un piccolo hashtag a doppio senso, ovvero Dragoni o Dragoni. Oh yeah! Detto ciò, ti piace One Piece? Condividi questo video! So bene che l'ho fatto anche nel precedente video, e in quello precedente ancora, ma è importante ricordare sempre che i Lupi Team cercano editors! Per sostenere il canale, oltre ad iscrivervi come ricordavo all'inizio del video, per evitare che Kaido vi faccia cadere Onigashima in testa, pollice in su! E ci vediamo al prossimo video, ciao!